Devo trovare un luogo per fare la intro che si veda bene. Forse qua. Se stai ferma lì sei leggendaria. Oddio, ci sono i ragni. Le allergie sono una brutta cosa, raga. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Iman. Oggi ragazzi siamo qua in una foresta. Praticamente c'è una stradina che porta a una miniera vecchia del paesino di mia mamma. E sto andando su per due motivi. Non c'è una mazza da fare in questo momento. Secondo motivo, primo motivo. Comunque, io sto parlando, in realtà sto urlando. Però c'ho caga che arriva qualcuno, perché io sono timido. Arriva qualcuno? No, ok, a posto. Quindi ragazzi ho deciso di coinvolgervi a venire. Dove vado io? Non ve ne frega niente? Andiamo lo stesso. Ok, allora ormai ho fatto metà strada da solo perché c'era gente prima e quindi non l'ho voluto fare prima e quindi lo sto facendo adesso. Tra l'altro è da un po' che non faccio un Iman risponde e quindi la farò qua da qualche parte e sarà un video a parte quello. Allora praticamente su in questa miniera, perché c'è proprio una miniera abbandonata, chiusa ovviamente sbarrata, e in più laggiù ci sta anche una specie di percorso dove ci sono degli esercizi, più che esercizi un po' di stretching diciamo, degli esercizi da fare o stretching o altri invece un pochettino più tosti. Ah, intanto che andiamo su vi dico anche un'altra cosa. Nell'ultimo Iman risponde mi è arrivata una domanda dove diceva: come si fa a salire su YouTube? Bella domanda. Io una volta, quando avevo 40-100 iscritti, vi racconto questo aneddoto, andavo sempre a cercare su YouTube metodi, proprio così, metodi per crescere su YouTube. O come crescere su YouTube. O qual è il segreto per crescere su YouTube. Trovavo molti creator che dicevano la loro esperienza, senza dare un modo preciso per crescere su YouTube però. Quindi io dicevo che cavolo, uno ce ne sarà, ci sarà un modo per crescere su YouTube. Ora che mi ritrovo a dare una risposta a questa domanda, non so cosa rispondere. C'è gente, raga. C'è gente. Non fossi timido, cazzo, mi sentirebbe tutto il bosco. Fatto sta che non c'è un modo preciso per crescere, ma bensì. C'è una ragnatela, aspetta che la faccio il limbo nella ragnatela, perfetto. Io per 4 anni ci ho provato, perché un canale da 4 anni, questo qua ce l'ho da un annetto perché è un altro nuovo, e con questo nuovo ci sono riuscito perché mi sono un po' impegnato, specialmente negli ultimi 4 mesi dall'inizio del Covid praticamente, e quindi da lì mi sono impegnato, ho dato tutto me stesso per riuscire a salire su YouTube facendo semplicemente quello che mi piaceva, ovviamente senza sottovalutare le copertine, titoli, tag e descrizioni, che sono comunque molto importanti. Quindi ragazzi, la risposta a questa domanda è: fate quello che vi piace. Poi il crescere su YouTube, il successo, sarà solo una conseguenza di quello che fate. Siamo arrivati alla miniera, qua c'è il cartello miniera. Adesso andiamo. Per i veterani di questo canale sapranno che qua io ho registrato il video insieme a Ren, il video dello Slenderman in real life. Cosa che vorrei di nuovo rifare, cioè vorrei riproporre sul mio canale un horror in real life. Ditemi sotto nei commenti ragazzi un horror da poter fare in real life. Ovviamente fattibile, io volevo fare Call of Duty, ma ci servono 3 miliardi di robe diverse. Il fatto è che io mi sto stancando di più perché faccio 3 passi in uno e quindi sto letteralmente morendo. Vi dico una cosa, qua ci potrebbero essere cinghiali, potrebbero. È raro, però potrebbero. Una volta su 1 milione, ma c'è. Quindi se sento una specie di maiale, vi voglio bene. Questa è la miniera, questo luogo qua. Tra l'altro ragazzi fa freddo perché sono le 10 di mattina e qua dove c'è mia mamma, a parte che è ombra, però siamo in montagna, non è che faccia tanto caldo. Comunque, una cosa che volevo fare da molto tempo. Cavolo, però laggiù è bellissimo. Poi ragazzi, prossima volta prendo la torcia, quella lì potente, e vedo fino laggiù. Perché non lo vedete voi, ma laggiù c'è tipo un tunnel. Voglio fare sta cosa da una vita, raga. Iscrivetevi a Iman! Bello, perfetto. Ora sono un bambino felice. Adesso vi faccio vedere il luogo dove ci sono gli esercizi, tra virgolette, perché non sono veri e propri esercizi. A parte uno, gli altri non sono tanti esercizi, sono un po', diciamo, stretching più che esercizi. Quello lì è l'esercizio che faccio più spesso, anche l'unico che c'è qua, quindi non è che posso fare miracoli. Allora, il mio record di fare sti cosi così è di 5, perché più di 5 non riesco a farli di fila. Se voi riuscite a farne più di 5 di fila, scrivete sotto nei commenti: riesco a farne più di 5 di fila. Provo a battere il mio record è 5, proverò a farne 6. Quindi cinque, sei, Dio mio, sì, ce l'ho fatta. Minchia, ho battuto il record. Prossima volta 10.
Poi ci sono questi, che in realtà, come state vedendo, questo qua è una stretching, anche quello. Però li uso anche per fare tipo le flessioni. Cioè, questi qua non servono per fare le flessioni, però io le uso per fare le flessioni lo stesso. Basta, non c'ho più voglia. Ora registro il vlog dell'Iman, risponde, e poi torniamo giù a casa. Ragazzi, è finito ora di registrare il video di Iman risponde, e adesso sto tornando a casa. Fortunatamente c'è tutta salita all'andata, però c'è tutta discesa al ritorno. Ma cos'è? Ora torno a casa, ragazzi, monto questi due video che ho fatto. E questo molto probabilmente lo state vedendo oggi stesso, in cui ho fatto questo video. Infatti oggi è il 25 luglio, sabato 25 luglio, sono le 10:40. Altra news, non farò più un video al giorno, ma bensì ne faccio uno ogni due più o meno, perché ho un po' di problemi ultimamente. Non riesco a stare dietro a YouTube 6 o 7 ore al giorno. Non riuscirei mai e poi mai a fare un video al giorno ultimamente. Però con l'inizio di agosto molto probabilmente riesco. Quindi ve lo faccio sapere e lo vedete anche. Niente ragazzi, questo vlog si conclude qua. Noi ci vediamo in un nuovo video. Qua da Iman è tutto. Ciao ragazzi.